Biagio sarà coinvolto in questo grande evento, comunque nella squadra di Doppia, ce l'ha già detto. Io sono molto più dietro le quinte, visto che sono stato un promotore di questi eventi insieme a Massimiliano, insieme a Francesco, insieme a Luis. Dopo quel periodo è una cosa abbastanza importante, quindi non so se farò parte della serata, ma vedremo. Però l'importante è che riesca bene e che l'organizzazione hanno messo su è veramente di altissimo livello. La tua strada, Gigi, l'hai trovata, di allenatore, insomma, c'è il problema del fine carriera per calciatori di così alto livello come Luis, come Francesco? Ma c'è, però ognuno di noi deve trovare gli strumenti giusti affinché possa trovare la strada giusta, quindi anche questo è un supporto, perché magari è un modo per ritrovare vecchi amici, per trovare altre possibilità, è un'opportunità per tutti i ragazzi, quindi lo facciamo per beneficenza, lo facciamo per queste cose, anche per stare tutti insieme, perché no. Ci dai la tua lettura di questa lotta a Champions, che sembra sempre apertissima? Ma ormai ogni tre giorni cambia tutto, la Roma sembrava fuori dai giochi e adesso è ritornata in gioco, quindi è difficile fare un pronostico, ci sono veramente tante squadre che possono ambire a questa posizione. Cosa farà la differenza secondo te a questo punto? Chi fa meno errori? No, la differenza la farà la condizione fisica, psicologica, la convinzione che vedete la Lazio in tre giorni fa sembrava più accreditata, ha perso dei punti in maniera un po' banale e di conseguenza adesso ci sono delle partite molto importanti anche nel prossimo fine settimana, quindi tante cose faranno la differenza, ma la condizione fisica e psicologica penso sia molto importante. Come stai vedendo Zaniolo, essendo anche direttamente interessato soprattutto a questa crescita di questo giocatore? La risposta penso sia scontata, ha fatto una crescita incredibile, neanche noi ci aspettavamo, nonostante lo conoscessimo già da diversi anni, quindi quello che ha fatto è veramente molto importante. Ti consiglieresti ancora, diciamo, un anno di crescita, uno o due anni di crescita, o già un grande salto, come magari in mezza Europa, insomma, già sta osservando questo giocatore? Ma non è che sia una squadra che non è una grande squadra, quindi io non posso consigliargli niente, perché anche delicato dare un parere, però non è che gioca una squadra di Serie B, quindi attenzione a certe cose. Gigi, per l'Europeo ti aspetti una mano anche dal CT, da Mancini, Barella, Chiesa, Pellegrini? Guarda, noi in pratica parliamo tutti i giorni, abbiamo molto chiare le cose che dobbiamo fare, senza dimenticare che c'è un Europeo Under 21, la Nazionale A che ha la priorità su tutto e che c'è un Mondiale Under 20, quindi stiamo cercando fortunatamente di incastrare il puzzle giusto affinché possiamo arrivare in fondo a tutto. Sarà un grande evento questo che Italia ci dobbiamo aspettare, che traguardo possibilmente da raggiungere? Guarda, adesso volete il titolo, però io penso sempre che bisogna puntare al massimo, quindi non mi vergogno, non ho paura di dire quello che poi pensano tutti e pensiamo noi. Nonostante questo sappiamo le difficoltà che troveremo e che tipo di campionato sarà, però noi siamo una buonissima squadra e dobbiamo ambire al massimo. Ti lasciamo subito a Chiesa, daresti lo stesso consiglio che hai dato per Zaniolo? Fatemi altre domande, dai. Queste sono cose veramente molto delicate e poi si potrebbe mancare di rispetto alle squadre e ad altre persone. Ti aspettavo un'esplosione del genere di Ken? Sì, onestamente nelle nostre under ha sempre giocato sotto età facendo la differenza, quindi è uno di quei ragazzi che dall'under 15 sapevamo che poteva fare questo. Grazie Gigi. Grazie Gigi. Ciao. No,